una domanda. Qual è il ruolo della donna all'interno dell'Antico, del Nuovo Testamento? Nel Nuovo Testamento abbiamo, grazie a Gesù Cristo, quindi perché il Vangelo è prima di tutto un annuncio orale. Il Vangelo prima di tutto è Gesù stesso, la buona notizia, e poi è stato consegnato, scritto in un libro. Quindi Gesù Cristo ha abolito qualsiasi discriminazione contro la donna che era solita nel mondo talmudico. Prima di tutto chiedendo e comandando il battesimo, non la circoncisione, perché la circoncisione era sì per la mentalità del libro della Genesi, del libro, per la mentalità dell'antica alleanza, era proprio il segno dell'alleanza, ma confessiamo, ammettiamo che è un segno un po' delicato, no? E poi un segno sessuale maschile. E quindi Gesù non ha detto in Matteo, nel Vangelo secondo, non Matteo Otti, ma secondo Matteo, Vangelo capitolo 28, versetto 19, andate a ammaestrare tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e non circoncidendole. Quindi Gesù indirettamente ha abolito la circoncisione. La circoncisione era un muro di separazione tra maschietto e femminuccia, già nel seno del popolo ebraico, era un segno di divisione, un muro, come lo dice anche San Paolo, tra ebrei e pagani. E nella lettera ai Galati, terzo capitolo, versetti 26 e seguenti, leggiamo: voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti o vi siete vestiti di Cristo, non c'è più differenza, non c'è più discriminazione tra maschio e femmina, greco e ebreo, cioè pagano e giudeo, e non c'è più nemmeno differenza tra schiavo e uomo libero. Adesso quest'uguaglianza la troviamo, anzi la ritroviamo integra, pura, completa nel Nuovo Testamento. Già nel libro della Genesi, qui c'ho la Bibbia in arabo, non ce l'ho in tricolore, no? Vediamo un po', il libro dopo la creazione dell'uomo c'è la creazione della donna. E capitolo secondo, versetto, adesso va alla pesca, versetto 28, spero che i miei occhi, dice: perciò l'uomo, e qui si tratta proprio del primo libro dell'antica alleanza, del Vecchio Testamento, per questo l'uomo lascerà padre e madre e si unirà alla sua moglie, nel singolare, non alle sue mogli. E tutte e due, nei tre, nei quattro, nei quattro, nei cinque, nei sei, saranno un solo corpo, cioè un solo essere. Gesù, anche se nel giro dell'Antico Testamento ci sono stati casi di poligamia, anzi di poliginia, cioè più mogli per un solo uomo, mai poliandria, che sarebbe più mogli per un uomo nel sistema detto matriarcale. Ebbene, anche se ci sono stati questi casi, quelli di un Mosè, di un Abramo, di un Davide, peggio ancora di un Salomone, ma la poligamia non è mai stata approvata nel Vecchio Testamento e Gesù proprio ha ripristinato il comando della,
dell'unione, dell'unità e dell'indissolubilità del matrimonio. Un uomo sposa una sola donna. Una donna sposa un uomo solo. Adesso, è vero che le costituzioni dell'Occidente chiedono, esigono la monogamia, ma in altri paesi, come per esempio nei paesi islamici, c'è la poligamia. Si intende la poligamia per l'uomo, certo, mai per la donna, quindi la poliginia, mai la poliandria. E quindi se, da quello che ho sentito, un ministro locale tedesco. No? dice che non vede nessun inconveniente nell'applicare certi punti della legge islamica in Germania, allora io subito ho pensato, questo signore allora vorrà la lapidazione, vorrà la poligamia, certo. È questo. E quindi io sempre faccio un discorso, però adesso conviene che io ti faccia la domanda, no? Essendo te una signora, una signorina, anche se in Italia si dice sempre meno signorina, sì? E allora cosa pensi adesso, papale, diciamo, terra, della poligamia? Tu sei adesso fidanzata, ti sposerai, te lo auguro, i tuoi genitori sono felicemente sposati, tuo papà è un timorato di Dio, o un timorato di Dio, scusate che confondo, no? Beh, allora, tu come donna, ecco, parliamoci chiaro, perché io sono prete, non capisco niente, Anche io per donna non la concepisco sicuramente. Ah, perché? Adesso vediamo. Quindi, perché non entra nella mia mentalità poter accettare di condividere anche un uomo, ma se dovessi vedere anche mia mamma messa in secondo piano per un'altra, non potrei accettarlo. È una cosa che non comprendo. Per me è l'amore di un uomo nei confronti di una donna e il rispetto dell'uomo nei confronti di una sola donna. Non può essere un amore diviso tra più. Non la concepisco, assolutamente. Ma credo che... io ho molte amiche, compagni di università, anche musulmane, credo che nella loro mentalità anche per loro ormai sia così. Non so se trasportato l'Islam in Occidente sia un po' rivisto anche in questo senso. Beh, adesso ti faccio la domanda come donna, quindi la tua esperienza come donna italiana, hai fatto anche bene a parlare di amiche musulmane o di origine, la pensano proprio come te? Sì, oggi come oggi sì, oggi come oggi sì. Qual è la cosa più fastidiosa, dolorosa, più fastidiosa, più, parliamoci chiaro, più antipatica per una donna nella poligamia? Credo proprio il dover dividere. Io penso che quando una donna si sposa, quando una donna si fidanza, è l'amore della vita ed è per sempre, no? Ed è un amore unico, un senso unico nei confronti di questa persona. Quindi l'idea di dover condividere questa cosa, cioè c'è qualcuno che come te prova la stessa cosa per una sola persona. È un uomo diviso tra una o più donne, no? E quindi... è una cosa che a me ferirebbe se dovessi vedere mio fidanzato che ama nella stessa maniera che ama me. No, non la potrei accettare. No. E poi anche l'unione intima. Certo. E poi anche la prole. Certo, no? Poi il seguito, però proprio il sentimento. Un sentimento, cioè, per me il sentimento è unico. È una cosa unica. Quindi l'idea che la persona con cui condivido la vita abbia lo stesso sentimento per un altro, uguale o intenso nella stessa maniera con un'altra, no, non la potrei accettare. A proposito, la parola adulterio etimologicamente è ad alterum, a un altro o a un'altra. Certo. Quindi per noi cristiani, ma non solo per noi cristiani, anche se magari alle volte
mettono delle condizioni per avere un po' di uguaglianza, un po' di equità, ma lo stesso Corano, per esempio, dice che non riuscirete mai ad essere giusti nel trattare le donne, le varie moglie, neanche se vi sforzate. Quindi? Sì, allora, quindi... Scusate, quindi anche secondo i testi islamici, adesso io non vorrei fare l'imam, già è una grande responsabilità, certo, fare il sacerdote, sì, ma si parla di, per le donne libere, non per le schiave o le prigioniere di guerra, si parla di un massimo di 4 mogli simultaneamente, ma con la condizione di essere equi nei riguardi degli orfani, dice il Corano 4:3. Cioè, si tratta di vedove e di orfani, soprattutto dovute alla guerra, no? Quindi, se volete sposare quelle vedove, potete sposarne, quindi, 2 o 3, per arrivare a un massimo di 4 con una prima moglie. Certo. No? E allora dice... se volete essere equi, giusti con gli orfani, cioè trattare gli orfani, cioè i figli di questa vedova, come i vostri figli, più o meno, no? Ma poi in un altro testo, parlando di equità o giustizia, dice: non potrete, non potrete mai essere giusti. E allora, non potendo mai essere giusti, dare un amore uguale a 2 donne nello stesso tempo, allora nel mondo islamico, ma questo già non è più il Corano, no? Certo. Questa è la prassi. La prassi. Hanno pensato a un'equità distributiva, cioè compro una gonna per Marianna, allora una gonna per Khadija, una gonna per una, costruisco un palazzo per una, allora un palazzo, cioè una equità distributiva materiale, perché il cuore, il Corano l'ha detto, non può mai amare ugualmente. Più di una persona. L'amore di per sé è esclusivo, no? Si spera. Come? Si spera. Si spera, e almeno nel matrimonio italiano, certo, eterno, fino nel matrimonio cristiano, fino alla morte. Quindi penso che alle volte non vorrei confondere, come l'ho fatto adesso, anzi come ho chiarito adesso, c'è da fare una differenza tra i testi e la prassi. No? Il testo del Vangelo, che proibisce poligamia, adulterio, aborto, ma poi ciò che tanti, anzi forse troppi, cristiani, tra virgolette, fanno. Quindi non è il criterio ciò che le persone fanno. Il criterio è che ciò che Dio mi dice di fare, o ciò che Dio mi proibisce, no? Certo. Questo è il criterio. Criterio viene dal greco, criterion vuol dire il giudizio. Portare un giudizio, quindi non sulle persone, ma sui testi, sui documenti. Quindi capisco dal tuo discorso che la poligamia, la poliginia è inaccettabile, inammissibile per una donna. Sì. Adesso abbiamo un problema anche nel mondo arabo cristiano.
In che senso? Che due si sposano bene, la marcia nuziale di Mendelssohn, ton, 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 ton. Vabbè, anche questo uscirà sul... va bene, e poi, come dicono, auguri e fini maschi. Beh, un proverbio che bisogna cambiare. Assolutamente, perché concordo. Le femmine sono, anzi, più belle dei maschi, no? Più simpatiche, più carine, più tenere per i genitori, questo è un fatto. Certo. Allora, la moglie è sterile. Succede. Certo. E allora, in qualche chiesa orientale, non cattolica, permettono il divorzio. Ah. Perché l'uomo, il nostro grande maschio. Il maschio, no? Possa avere una discendenza. Allora, se ti puoi... donna? Allora, ti chiedevo appunto di metterti nei panni di questa povera donna sterile. Vediamo un po', cosa sentirebbe, cosa penserebbe una donna in questa situazione? Non so cosa pensare, un uomo che... No, allora non è amore. Non c'è amore in questa cosa. Ma no. L'amore alla fine della fiera se ne infischiano. Perché dicono è più importante la prole. Domani morirò, non ci sarà nessuno per portare il mio nome. No, assolutamente no, inaccettabile. No, anche per me è inaccettabile. Sì. No, come potrei accettarlo? Allora... Che matrimonio è? Beh, all'inizio era un matrimonio cristiano, nel bene con tutta del male, la buona si dice, volontà. No? Ah, e poi nella salute e nella malattia. Nella malattia. C'era un problema più grave ancora, fino a 20-30 anni fa. Perché fino a 20-30 anni fa, io non sono medico, ma c'erano tante coppie, come ce ne sono adesso, certo, senza figli. Certo. Allora, automaticamente, almeno nei nostri ambienti da maschiacci sfegatati, si rimproverava la donna, e allora il nostro sposo con la S maiuscola, cioè avete in Italia la S lunga, esatto, no? Il nostro sposo con la S lunga si risposava in chiesa, non parlo di qualche chiesa orientale. E anche con la seconda o la terza moglie, e mica ci scappava un figlio, perché no? Perché era proprio il problema lui. Quindi, come dice Trilussa, come vuoi che ci scappi un figlio? Ma certo, neanche se si radunasse il Gran Consiglio, per citare un sonetto del Trilussa. E allora tante donne venivano scartate, ferite, no? Certo. Moralmente uccise. Certo. E anche dopo più matrimoni dello sposo, che era lui sterile, intanto non c'era più niente da fare. E queste povere donne? Per quelle, rimanevano lì. E spesso e volentieri, quindi, morivano di crepacuore, di disperazione, no? Ah, senza contare che poi non trovavano... come venivano viste? Venivano viste come una volta nei tempi di Anna, madre di Samuele, di Elisabetta, futura madre di Giovanni Battista, la vergogna della sterilità. Ma più che questo, altri uomini, eventuali sposi, perché si sarebbero potute sposare, però chi ha il coraggio
col dubbio, almeno da noi, di sposare una che era già stata sposata, una donna che è già stata sposata, e poi con sempre il dubbio o la paura, certo, che lei sia sterile. Un macchio nero, insomma. E allora cosa troviamo? Alle volte, questo si trova nel libro della Genesi, una Sara, certo, che non ha figli e che allora chiede ad Abramo di unirsi alla sua serva, no? Ma poi quando la serva partorisce, la Agar, no? Eh sì. Partorisce Ismaele, e quindi lì l'invidia femminile che subentra, che sale, certo, al galla, no? Certo. Bene, mi ha fatto molto, grazie, piacere avere, grazie, questo dialogo, e spero di poterlo diffondere, perché purtroppo in Occidente, sì, troppe persone sono come la donna Prassede del Manzoni, dei Promessi Sposi del Manzoni, che aveva poche idee piuttosto confuse, no? E speriamo almeno, sì, adesso, stamattina, di aver chiarito le idee. Grazie. Grazie a te, Miriam. Auguroni. Grazie altrettanto. Grazie.